sono Elsa Zucca, la nostra azienda è Tasso Ferdinando, produciamo formaggi, la Tum Trausella, il Civrin e la Toma. La nostra azienda è nata nell'87, io e mio marito abbiamo portato avanti l'azienda, poi nel 98 abbiamo costruito i locali a Norma per fare il formaggio. Noi abbiamo incominciato con 3 mucche e poi pian pianino ne abbiamo allevate sempre di più e adesso ne abbiamo una 30, di cui 16-17 da latte, e abbiamo sempre il giro per avere il latte un po' tutto l'anno. La nostra razza è la Pezzata Rossa, valdostana. Produciamo, come ho già detto, la Toma Trausella, che è un formaggio tipico, che è passato anche il Civrin, sono nel paniere, e poi anche la classica Toma. Vendiamo un po' ai privati, ma poi anche ai negozi, ai ristoranti, e poi la Toma la vendiamo a Matteo Villa, diciamo mezza stagionatura, quando sono un po' asciutte, poi lui alle cantine le fa stagionare bene e poi le vende ai ristoranti, al pubblico. Hanno anche un negozio a Gauna. Siamo a Inverso, una frazione di Valchiusa, abbiamo circa 20 ettari di terreno. D'estate andiamo su in alpeggio a Traversella, e poi anche un altro alpeggio che si trova vicino alla Palit di Valchiusa, del comune di Valchiusa. Noi facciamo quasi tutto il fieno di nostra produzione, ne compriamo pochissimo, solo magari se è una stagione secca che non riusciamo a farne tanto. E io mi occupo del caseificio, faccio i formaggi io, mio marito si occupa dei prati. Le nostre mucche mangiano il fieno e l'erba della Valchiusella, e quindi il formaggio si può dire che è della Valchiusella. Sono Monica Vallesa, sono la titolare di questa struttura ricettiva alle mie spalle, Capra Udin, in Valchiusella, a 1000 metri. E, diciamo così, una valle ancora incontaminata e patria soprattutto di tante aziende agricole che hanno ancora tutte il proprio laboratorio latte, quindi una produzione di nicchia. È proprio improntata sul fatto che abbiamo tutte queste aziende agricole, io ho improntato il menù dove porto in tavola i prodotti della Valchiusella, soprattutto i prodotti dell'azienda agricola Tasso Ferdinando, in particolar modo la tometta fresca della Valchiusella, che diciamo è un po' il gioiello che spicca, che tutti ormai conoscono e che non può assolutamente mancare. Un formaggio fatto praticamente al mattino e quindi servito, portato in tavola freschissimo, di breve consumazione, che viene apprezzato da tutti perché comunque è unico, non lo si trova da nessuna parte, e è la nostra, diciamo, la nostra chicca della loro azienda agricola. Diciamo che i formaggi sono il fiore all'occhiello della Valchiusella, perché qua abbiamo tante aziende agricole, abbiamo molti prati, ancora si pratica ancora una buona praticoltura, quindi prati tenuti bene, per cui anche latte buono e di conseguenza formaggi d'eccellenza. Io faccio un invito a tutti a venire in Valchiusella a trovarci, a assaggiare i nostri formaggi e soprattutto a visitare le nostre aziende e la nostra valle, che è bellissima.